Ecco, allora abbiamo in effetti un po' di problemi tecnici dovuti a non si sa cosa, se la piattaforma, se Sauro, il mio socio, e lo dico per tutti, e i performer di Radio Plastic, non si sa che cosa è combinato. Comunque stiamo provando a ritrasmettere, perciò riprendiamo da dove eravamo rimasti, grazie a Radio House Music che ci presta il suo spazio di trasmissione, perciò riprendiamo da dove eravamo rimasti con Missing You, che dedichiamo a tutte le nostre amiche. Just on the phone. Remember when you used to hold my hand? You didn't care if anybody saw, just you and me. We were just so in love, yeah. But now we're strangers, yeah. And now I'm missing you.
Gli studi di Radio Music, stiamo trasmettendo per Radio Plastique e con Radio Plastique qui con il nostro amico Cocobello. No, meno male stasera c'è Edoardo che ci ha risolto qualche problemino tecnico. Vabbè, quelli ci sono sempre purtroppo e tutto sembra semplice ma poi non lo è. E poi ti infamano quando vai nei locali che succedono le cose, è vero, non è mai colpa tua. È vero, ce l'hanno sempre con me, il capro espiatorio della situazione. Vabbè dai, lasciamo perdere queste brutte cose. Invece niente, ripeto, sono prove tecniche, quindi abbiamo cambiato anche canale, siamo passati dal canale di Radio Plastica al canale di Radio Music. Ormai è una grande famiglia questa. Ormai è una joint venture che abbiamo deciso di fare già da qualche mese. Sì, è un progetto che è già nato, diciamo, lo scorso anno, si può dire. Sì. E beh, quest'anno diventerà invece molto più attivo. Anche perché comunque come Radio Music ovviamente trasmetteremo 24 ore su 24 Music House, mentre con anche dei programmi specifici che tratteranno vari argomenti sempre comunque legati alla musica house, alla disco, via dicendo, mentre invece a Radio Plastic facciamo anche le porcate, come sapete bene, perché insomma ormai è un anno di trasmissione, come tutti avete potuto seguire. C'è chi la fa più sporca, c'è chi la fa più curata, però insomma vediamo se questa collaborazione porterà a qualcosa di innovativo. Sicuramente abbiamo tanti progetti che stiamo sviluppando, tante nuove idee. Secondo me quest'estate, questo prossimo inverno ne sentirete delle belle, vero Edo? Sì, sicuramente tra locali, serate, puntate. Sì, anche perché sempre diciamo lo staff di Radio Music è poi lo stesso anche di altre diciamo di altre cose, ad esempio dell'Edoardo Serra Studio, che si occupa di svariate cose, tra cui collabora anche con dei DJ e con varie etichette. L'ultima grande collaborazione che nasce proprio e è stata presentata ufficialmente ieri sera è con un nuovo duo di DJ, si chiama Apofenia. Vi invitiamo tutti a guardare la pagina Facebook di Apofenia, il sito sono internet anche molto bravi. Sì, www.apofenia.com, apofeniasound.com, scusate. Di questo duo fanno parte due grandissimi DJ, uno molto conosciuto, Luis Joy, e un altro conosciuto più a livello locale ma veramente molto molto bravo, che è Simone Vizzoni. Insieme hanno creato questa unione, hanno dato vita ad Apofenia. Quindi noi ci occuperemo anche della parte mediatica, no? Possiamo dire così, per loro. Abbiamo parlato anche troppo,
In realtà abbiamo parlato tanto perché stiamo facendo prove tecniche sui microfoni. Quindi ora facciamo una prova tecnica sulla musica. Per tutti quelli che ci stanno, ahimè, ascoltando questa sera dalle studio di Radio Music, e per gli ascoltatori di Radio Plastic, il disco Cocco, annuncialo pure te. It's All True di Tracy Thorn. Told you yet. Close your eyes.
eccoci nuovamente online, eccoci qui nuovamente in diretta. Problemi continuano, un macello qui stasera, però forse ce l'abbiamo fatta a stabilire una connessione abbastanza stabile. La piattaforma sembrerebbe andare. Grazie, grazie amici. Benvenuti in nuovo giro, nuova corsa. Beh, i problemi ci sono, però la musica, ragazzi, è bella. Andiamo avanti, mettiamo velocemente subito un altro disco. Questo è un disco nuovo che stiamo qui all'interno dei nostri del nostro studio. Stiamo lavorando per un remix. In questo caso è una versione ancora l'original. Liquid Spirit per voi. Your hands now. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit. Clap your hands now. This is the music of radiosmusic.it and radioplastic.it.
eccoci qui tutti quanti. Oh, beh, un salutone al nostro carissimo amico che ci ascolta dalla Romania, Alessio Biagioni, un amico di tutti quelli che hanno vissuto il panorama dell'house music negli anni 90. E beh, come ha sentito parlare di Ale. Ciao Ale, scusami, è arrivato anche subito. Ero di là con quattro belle ragazze, però quando ho sentito che eri in diretta sono venuto subito. Sì, perché vedi Ale, in mutande. Il cocco funziona così: viene a casa mia, vuol fare le cose, poi prende, va in camera, che potere, sai com'è a casa, quindi piccolina, va in camera con le sue amichette, fa i suoi cazzi suoi, e a me mi lascia qui come un pirla, capito? E è così, ormai tanti anni, tocca tenerselo così. Ale, quando tu vieni a trovare, forse sei l'unico che riesce a mettere un po' di sale nella zucca. Non è per me, è peggio di me. Beh, dai, questo disco quindi direi lo dedichiamo ovviamente al nostro carissimo amico col cuore, lo dedichiamo al nostro carissimo amico Alessio Biagioni, speriamo di vederci quanto prima. Just after the storm, by now it's raining on me.
rientriamo, rientro io, Edo mi lascia questo spazio per poter lanciare il prossimo disco. Volevo salutare davvero col cuore Alessio, che mi fa veramente piacere che ci stia ascoltando dalla Romania. Volevo salutare Anja, che mi ha scritto un messaggio dall'Olanda e ci stava ascoltando e mi chiedeva come mai abbiamo sospeso per questi due mesi la programmazione. Eravamo in vacanza, Anja, non so come dirlo in olandese. Beh, ma... scusa se ti interrompo, il saluto non, ovviamente al nostro carissimo amico Alessandro, Alessio Piagioni, scusate, che sto vedendo tutti i messaggi che arrivano, faccio confusione, ma va un grandissimo saluto perché alla sua mamma. Marianna sempre col cuore. Quindi un saluto da parte di Edoardo e di Cosima, Marianna, e niente. Ora vi lasciamo con un pezzo veramente, veramente storico, secondo me, che se Ale ci sta ascoltando se lo ricorderà sicuramente. Serve the Ego.
Piccolo problema, come sempre, insomma, siamo qua a aggiustare. Ringraziamo il grande amico, che per me è un grande amico, Edoardo Serra, che questa sera permette a Radio Plastic di trasmettere dalla propria piattaforma. Abbiamo qualche problema con in effetti con Spreaker, ora dovremo capire perché, perché ci sono arrivati parecchi messaggi dai nostri ascoltatori che dicono ora si sente, ora non si sente, perciò insomma la cosa andrà risolta. Però Edo è un grande tecnico, risolve sempre tutti i problemi tranne quelli più burocratici, che dovranno essere affidati a chi di dovere. Perciò Radio Plastic con Radio House Music cominciano questa collaborazione per il 2016-2017. Avremo diverse novità sia sul palinsesto che su delle serate che stiamo organizzando. Tra l'altro ci sono anche un paio di cose che Edoardo non conosce, perché ancora non ho avuto modo di dirglielo, ma glielo dico questa sera in diretta. Allora, Radio Plastic si trasformerà in Plastic TV, avremo il primo canale telematico sul web a partire, penso, dai primi di ottobre. La previsione è quella da qui a 6 mesi di avere 20 canali, ognuno che tratterà il proprio tema, approfondendolo, perciò dalla politica allo sport, alla musica, al sesso, al divertimento, a tutto quello che ci può essere. Sesso? Anche sesso, Edo. E abbiamo qualche pornostar al nostro fianco. E, che tra l'altro ha già fatto parte di alcuni programmi della scorsa stagione. Non ora, stasera ecco. Siamo solo io e Edo, e non so come finirà, ma e poi un'altra cosa importante: avremo a brevissimo anche un canale sul digitale terrestre in collaborazione con TV Elba, che sbarcherà sul litorale toscano. Ormai è un accordo fatto, scritto, perciò insomma stiamo impostando la cosa, perciò ci stiamo ingrandendo. E poi ci sono anche degli eventi che stiamo organizzando in collaborazione con uno staff ibizenco dei carissimi amici di Firenze, un locale a Firenze che sarà esclusivamente di musica house, è fatta di un certo livello. Vi passo il grande Edo, che deve dire qualcosa, e poi vi lasceremo sicuramente. Niente, al prossimo squillano anche i telefoni, bello è quello. Stasera siamo proprio vabbè, il bello della diretta. Niente, il nostro amico Cocco ci ha aggiornato su tutte le grandi novità che ci saranno per quanto riguarda Radio Plastic. Dopo il prossimo disco, a questo punto aggiornerò a tutti i nostri ascoltatori sulle novità che ci saranno quest'anno, sia per quanto riguarda Radio Music, sia per quanto riguarda tutto quello che concerne lo studio da cui stiamo trasmettendo. E il prossimo disco lo voglio dedicare a una mia carissima amica, Jessica, che penso ci stia ascoltando. Cara Jessica, questo disco è per te. Ed è molto cattivo, no? È un disco leggerino. Dopo mettiamo un disco cattivo, però, Questo, Jessica, è per te.
Un saluto a tutti gli amici del Dolce Vita che ci stanno ascoltando e ovviamente alla nostra amica Jessica, che il disco è per lei. Per Radio Plastic trasmettiamo sulle piattaforme di Radio Music, perché abbiamo detto che c'è questa nuova collaborazione che partirà da quest'anno. Siamo una puntata, una prova tecnica. In questo momento è arrivato a trovarci diverse persone. Vi presento il primo, un personaggio molto noto nel panorama della musica house. È stata una persona che ha collaborato in un grandissimo locale, che è stato poi il tempio della music in Italia, il Camacan, e tuttora, oltre che essere un amico, stiamo collaborando con nuovi progetti. Baby, I saw you coming up across the road, now tell me what you wanna do. Figurati, proprio lui. Give me your number. This really ain't my style, but if you wanna ride, I'm down. 'Cause I got this feeling that I ain't never had before. Chi segue un pochino il panorama della musica house, degli eventi, Diego sta lanciando una nuova grande idea. Proprio tutto. Sì, avevamo un problema sulle... A breve... Voglio ringraziare Cosimo, voglio ringraziare Edoardo,
grazie veramente per l'ospitalità. Comunque, se volete, se volete, staccate, stanno facendo un macello. Sì, vabbè, sono arrivati i compari, i compagni, cioè, di merenda. Qui siamo tutti una grande famiglia, tutti insieme. Eravamo riusciti a far chetare Yolanka. Niente, niente, mo c'è un casino peggio che di prima. Dicevamo, questo grande evento che sarà che ci sarà il 31 di ottobre, marchiato Kamakama, Shadow in the Darkness. Di più non abbiamo detto, non possiamo dire, perché sennò Diego mi picchia. Per maggiori informazioni seguite potete trovare tutte a breve sul sito internet www.kamakamastory.it, oppure ovviamente sulla pagina Facebook Kamakama Story. A questo punto qui proviamo a vedere se troviamo, dal momento che abbiamo qua Diego Surlese, mettiamo un disco, mettiamo un disco che, beh, chi veniva al Kama e chi conosce Diego Surlese non può conoscere. Beh, quindi lo dedichiamo a Diego. Compleanno a Fabiola, gli auguri di compleanno a Fabiola e Enrico. Questo è l'ultimo disco, pubblicazioni. E noi ringraziamo tutti voi, e noi ringraziamo tutti voi. Gli auguri di compleanno a Fabiola. E noi ringraziamo tutti voi. Oh.
gli auguri di compleanno a Fabiola e Enrico. Questo è l'ultimo disco. Salutano tutte le nostre pubbliche relazioni, tutta la nostra animazione, e noi ringraziamo tutti voi. Nuovamente, cazzo, è bastato dire il nome di Agus Turlese, sono cresciuti subito gli ascolti. Diego, ma sei campanelli, qui ormai stasera un grande party è il diventato. Pusher questo, mi... sì, sicuramente, certo, perché manca solo quello. Allora, chi chiama sopra? Sentite, sì, c'è, cioè, vabbè, un bordello, eh? Va bene, ma è bello così, ragazzi. E comunque, gli ascolti stanno crescendo veramente tanto. Prima abbiamo presentato una persona, scusa. Però, ragazzi, vi vogliamo bene, ma... Siamo in diretta. Siamo in diretta, sennò veramente stiamo facendo un macello. Ci stanno scrivendo delle cose così. Bisogna. Abbiamo presentato prima un. Abbiamo detto tutti i nuovi progetti di Radio Plastic. Per quanto riguarda Radio Music, avremo tantissimi nuovi progetti. Uno di questi progetti che seguiremo qui dalla sede di Radio Music si chiama Apofenia. Siccome siamo in pochi stasera, caso vuole, abbiamo qui uno dei due DJ. Che poi ora vi presenterò, ma che conoscete sicuramente tutti, perché anche lui ha fatto parte del panorama del Kamakama e poi comunque ha girato anche, ha suonato in tanti locali in tutto il mondo. Detto non ce la fa a parlare. No, vieni, un saluto lo deve venire a fare per forza. E, dicevamo, questo nuovo progetto si chiama Apofenia, è un progetto molto importante. Seguitelo sulla pagina Facebook di Apofenia o sul sito internet www.apofeniasound.com, e abbiamo qui con noi Luis Joy. Eccoci qua. Come va? Ora va bene, diciamo. E ormai Lois è sempre qui con noi. Sta registrando. Anche, sto più picche a casa mia. È vero. Eh sì, perché sta registrando tantissime insieme all'altra ragazza che fa parte di Apofenia, che è Simone Vizzoni. Stanno registrando tantissime nuove tracce, tantissimi nuovi bellissimi dischi. Anzi, a questo punto qui vediamo, visto che se ovviamente Lois vuole, ma tanto se non vuole io lo faccio uguale, la nostra produzione. Mettiamo una produzione Apofenia. Allora, guardiamo un po' dove ce l'hai qui? Cerchiamola. Non è una produzione Apofenia, è un remix. Questo, mettiamo un remix, vai, bravo, qual è? Dimmi. Eccolo qui. Allora, lo carichiamo al volo. Allora, un remix Apofenia. Nuovamente ringraziamo Luis Joy, che anche lui è venuto a trovarci. Vengono tutti a trovarci stasera. E per voi un remix Apofenia.
eccoci qua. Mica, la gente aumenta qui. È diventato veramente una festa. Se volete vi mandiamo l'indirizzo, venite tutti qua. Però non venite a mani vuote, perché sennò. Cocco, apri te? A chi? A chi viene? Controlli. Sì. Ci pensa lui. Io. Ecco, perfetto. Intanto Scurlese ci deve un pompino. Allora, niente. Abbiamo messo veramente per ora della bella musica. Salutiamo nuovamente Jessica. Jessica, siamo contenti. Suona la campana in casa. Jessica, siamo contenti. Abbiamo capito che ci stai ascoltando. Ti vogliamo benissimo anche noi. Chi è ora? Chi entra? Chi esce? Chi sarà ora? Chi sarà? Ma comunque. Ma stai buono, Cocco. Cioè dovrebbe. Il bello è che stiamo trasmettendo sulla piattaforma di Radio Music per Cocco, perché non gli va la piattaforma di Radio Plastic. Oltretutto mi ha infilato mio al microfono, perché questo papà, cioè lì a fare i scazzi suoi, capito? Ti piace, una voglia ci avevo oggi, guarda. Sempre così, quando è colpa mia, perché non, se non vanno gli impianti è colpa mia, se ti trasmetto io perché c'avevo voglia io, vero Cocco? Mamma mia, certamente. Allora, niente, non è qui con noi stasera, però saluto è rigoroso al grande maestro, nonché uno dei nostri più grandi amici, che è Frankie Knuckles. Mi stavo ovviamente riferendo a Stefano D'André. Stefano D'André è uno dei patron di Radio's Music, e quindi nonché uno sicuramente dei guru della musica house. Come rompe il cazzo? Uno dei guru della musica house, non solo in Italia ma anche all'estero. Questo è un nuovo disco, l'abbiamo già fatto sentire in qualche serata organizzata dall'amico di Agus Turlese, per chi non l'avesse capito, qui con noi. 31 d'ottobre, Shadow in the Darkness, tutti ci dovete essere. E per chi non ci vuole andare, c'è una bella festa su in montagna. Sì, con gli alpini, esatto. con le pene. E dopo, c'è, vero Diego? C'è anche il fuori orario. Sì. C'è il fuori orario al Paradise, se non sbaglio. Però a questo mattinè, che verrà sempre organizzato dal Certo Staff, entrerà solo ed esclusivamente, se non sbaglio, chi sarà presente alla sera del 31 Kamakam. Saranno dei prezzi agevolati, diciamo così. E chi non beve, mi raccomando, non bevete troppo, perché poi dopo fate gli incidentoli. Stiamo degenerando. Facciamo partire il prossimo disco. Un disco che rappresenta Stefano D'Andrea. Un nuovo disco di Stefano D'Andrea, Funkies, per tutti gli ascoltatori di Radio's Music e Radio Plastic. We'll be right back.
Stefano D'Andrea Sound. Grandissimo disco, veramente un grande disco. Il sound di Stefano D'Andrea è veramente impressionante, per tutti ovviamente gli amanti della musica house, visto che tanto trasmettiamo da Radio Music, perché l'amico Cocco ha fatto un casino con Radio Plastic allucinante. Licenziatelo, licenziatelo. Ma cosa ci stai a fare? Licenzia, a me non mi fa licenziare. Ma già, è bello che non lo posso nemmeno. Licenziati! Ti devi licenziare da solo, bravo. Beh, meno male che a Radio Plastic c'è Maurizio. Ma quando nella vita puoi scazzare, nessuno ti può dire. Sì, però meno male che c'è Mauriziano, che lui sì che è un professionista. Perché va detta, sì. Mauriziano è veramente un professionista. Del cazzo, ma un professionista. Un saluto a Mauriziano da parte di Radio Music, di Edoardo Serra. Ma non capisco, Edo, ma perché ti scrivono tutte queste donne a te? Ciao, sei un figo, quando mi chiami ti mandano il numero di telefono, a me mai. No, non sono con l'account mio, è per quello. Ah. Niente, il... Dove stiamo? Va, andiamo a vedere, mettiamo un altro disco. Perché qui se no si fa veramente, se no parlano dopo, capito? Si annoiano, parlano.
prossimo disco è un disco della selezione di Cocobello, un classico per tutti gli ascoltatori. It's a beautiful, beautiful scene. It's a soul, soul heaven. It's a
Senti qui che casino. Senti qui, senti casino che fanno. C'è il cocco che fa infusioni amorose. Allora, abbiamo detto sono tutte prove. Stasera è una puntata di prove tecniche, perché stiamo cercando di capire effettivamente questa, anche perché fare questa nuova partire con questo palinsesto nuovo quest'anno in collegamento con le due radio non è una cosa molto semplice, quindi questa sera abbiamo iniziato a fare questa prova. Abbiamo al telefono, quindi non abbiamo ancora, non stiamo passando dalle schede audio, non andiamo nelle cose tecniche, sì, apriamo le acque. Allora, niente, abbiamo la nostra carissima amica che ci teneva a parlare in diretta. Il problema è che non possiamo farla entrare direttamente dai mixer, quindi proviamo a sentire cosa sente dal telefono. Proviamo. Jessica, ci senti? Ragazzi, vi sento forte e chiaro, ragazzi. Ciao a tutti e grazie della vostra bellissima musica. Avete reso il centro di Spezia stasera diverso dalle altre serate, grandissime. Grazie a te. Un saluto alla nostra amica Jessica, ti salutano tutti, ti saluta il cocco, anche perché la trasmissione sarebbe la sua poi alla fine, però è in infusione amorosa stasera. Non c'è vita, vi ringrazio tantissimo. Allora, abbiamo dei ritardi incredibili sulla linea. Comunque, salutiamo il Dolce Vita di La Spezia. Un saluto da parte di Cocco e di Radio Plastic, visto che le abbiamo prestate a piattaforma, ma abbiamo detto infusioni amorose. Beh, non possiamo dirlo, con chi? Non possiamo dire. Lo possiamo dire, Cocco? Sì, sì, puoi dire una sbaglia. Effusioni amorose con Sandokan. Ebbene sì. Ebbene sì. Poi abbiamo la nostra amica Andra, la ragazza di Diago Sturlesi, che Diago è qui. Luis Joy e la sua ragazza, la Vale. Vedi, non vogliono mica che si dice in radio queste cose, furbi. E un saluto sicuramente a tutti voi da Edoardo Serra. Mettiamo un disco. Sentite, il bello è che si stanno divertendo tutti, vi sento voi dal telefono del Dolce Vita che vi state divertendo, gli ascolti aumentano e qui ci stiamo divertendo anche noi, quindi è una cosa positiva. Mettiamo una canzone particolarissima, pochissime persone sanno il perché di questa canzone,
il mio amico Cocco, che purtroppo conosco da tanto tempo. Da tanto tempo, non si dice, sono cazzi nostri. Quando ha visto che la caricavano, sì, perché non se lo sarebbe mai immaginato, un remix di Edoardo Serra, cioè quindi mio, per tutti gli ascoltatori di Radio Plastic e di Radio House Music. Buon ascolto a tutti. Ma ce l'abbiamo di dietro che fa un casino qui. Stiamo facendo un macello, ragazzi. Voi non lo capite, ma qui stiamo facendo un grande casino. Perché invece che darmi una mano qui, sono tutti chi si bacia, chi beve la birra, chi sta al telefonino, chi vuole chiamare Mosè, chi vuole aprire le acque. E poi abbiamo qui parecchi DJ che si stanno cimentando all'utilizzo di piatti, dei Technics, dei Technics 1200, noi abbiamo dei piatti che sono alla fine del mondo. E pensate da quanto si esercitano, perché noi abbiamo dei DJ bravissimi, cioè questi dalla mattina alla sera non fanno altro che esercitarsi. Sono caldissimi sti piatti caldissimi proprio. Comunque proviamo a vedere se parte questa canzone. Per la prima volta viene fatta sentire al pubblico, un remix, ripeto, di Edoardo Serra, quindi mio, per tutti gli ascoltatori. I love
casino. Allora, beh, adesso spero che vi sia piaciuto come disco, è la prima volta che viene fatto sentire ufficialmente. Velocissimi, il prossimo disco è un remix. Quando due eccellenze si incontrano possono nascere un grande disco. Stiamo parlando di Cerrone e di Danny Tenaglia. Per tutti gli ascoltatori di Radio Music, di Radio Plastic, Super Nature di Danny Tenaglia. We would feed the hungry feet till they couldn't eat no more. But the potions that we made touched the creatures down below, and they grew up in a way that we'd never seen before. We'll be right back.
Maybe nature has a plan to control the ways of man. He must start from scratch again. Many battles he must win till he earns his place on earth like the other creatures do. Will there be a happy end? Now that all depends on you. Supernatural. Nuovamente qui dopo un grande pezzo, un grande remix di Dani Tenaglia. È già finito il grande pezzo. Velocemente, eh sì, poi abbiamo messo tanti pezzi stasera. E beh, un saluto particolare va a un altro, un grande amico, soprattutto il mio maestro, che è Fabio, Fabio Terri di Radio DJ, il mio mentore. Quindi grazie di tutto Fabio, perché ti rompo le palle dalla mattina alla sera, e però Fabio è Fabio, non per nulla uno dei più grandi tecnici del suono e fonici che ci sono a livello europeo. Quindi grazie a Fabio che ci sta ascoltando, e quindi abbiamo messo un bel pezzo, un bel disco. Abbiamo detto, quando due eccellenze si uniscono può uscire solo una grande musica. Continuiamo su questa linea, quindi la dedichiamo al nostro amico Fabio Terri di Radio DJ,
un re-edit di Dimitri from Paris, e il disco ovviamente è di lui, il grande maestro Frankie Knuckles. I
rientro finalmente. Edo, mi lascio la postazione per i saluti finali. Volevo ringraziare tutti voi ascoltatori che avete partecipato, numerosi, per questa improvvisata, devo dire. Ringrazio soprattutto Edoardo Serra, che con Radio House Music ci ha permesso stasera di trasmettere quest'anteprima di Coccobello, che inaugura, come ho detto all'inizio, la nuova stagione di Radio Plastic, che vedrà una stretta collaborazione appunto con la radio diretta dal nostro amico Edoardo Serra, che stasera ha condotto una trasmissione, direi, molto divertente. Certo, perché il Cocco era in effusioni amorose. E io ero in effusioni amorose, infatti saluto saluto la mia fidanzata, io saluto Gino, detto anche grande DJ Luis Joy. Salutiamo Diego Sturlese, che è qui con noi. Saluti alle girls, la sua fidanzata, alla Yolanka, alla Male. Salutate tutti, ragazzi. Ciao, baci. Un saluto a tutti. E è arrivato ancora al microfono anche Diego Sturlese. Grazie ancora a Cosimo e Edo per la bellissima ospitalità, veramente è stata un'esperienza molto divertente. Speriamo di ritrovarci presto. Ecco, saluto a tutto il gruppo. Diego, a questo punto ora noi invito a tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando all'evento del 31, però fallo te. Ok, va bene. Allora, vi aspettiamo lunedì 31 ottobre e vi sveleremo a breve la location e tutto il resto. Comunque sarà il secondo appuntamento Kama Kama per la speciale serata di Halloween, e a presto. Allora, lasciamo annunciare a Edoardo, che ha condotto fondamentalmente la trasmissione. La tua trasmissione. Questa sera, la mia trasmissione. Lasciamo annunciare l'ultimo brano che dedichiamo veramente col cuore a tutti voi ascoltatori di Radio Plastic e Radio House Music. Una buonanotte a tutti. Grazie, grazie Cosimo della cuffia. E niente, i saluti sono già stati fatti, non c'è da aggiungere altro. Beh, siamo, abbiamo detto, diverse persone qui, siamo fondamentalmente tutti amanti della musica house, siamo tutti nati dentro un locale storico che è stato il Kama Kama, e quindi direi che la chiusura è doverosa farla come la stiamo per fare, forse, se ci riusciamo. Non c'è molto da aggiungere. I saluti ovviamente vanno ai nostri carissimi DJ Stefano D'Andrea e Mario Scalambrin, che ci hanno fatto innamorare della musica house, che ci hanno fatto crescere con queste sonorità. Grazie di cuore a tutti e alla prossima. Questo è veramente l'ultimo disco. Scusate, ma problemino, ho partito un disco invece che un altro. Vabbè, sono stanchi, eccolo qua. Quindi niente, ora è il disco giusto, è l'ultimo disco, come ha detto giustamente lui, se non eravamo on air, come si diceva in gergo, è l'ultimo disco per stasera. Di nuovo, ciao a tutti, e questo forse è veramente l'ultimo disco. Yeah. Allora, come di consueto, visto che siamo in chiusura, i saluti e i ringraziamenti alle nostre ballerine, che come sempre sono scelte e coordinate da Mister Alessandro Zanardo. Vi salutano i nostri PR Luca Viani, Stefano De Angelis, Barbara Giovannetti, Gianluca Solinas, Mister Aurelio Delle Luci, Ici Uci, e poi quelli che mettono la musica: Mario Scalambrin, Stefano D'Andrea,
Grazie da Kama Kama, buonanotte. Lovers.
visto che siete veramente tanti che ci state ascoltando e perché state continuando ad ascoltarci, e rimettiamo un ultimo disco, ma questo è veramente l'ultimo, e se no non la finiamo più stasera, e continuiamo su questa linea qui. Di nuovo un saluto a tutti, e questo è l'ultimo. We'll be right back.
Just turning on the wind when the city's waking.